Cercare collaborazione tra le realtà presenti sul lungomare, intervenendo in maniera pratica con un'intensificazione dei controlli nelle aree limitrofe alle attività commerciali. Sono queste le considerazioni emerse dall'incontro che ha avuto luogo questa mattina in comune tra gli assessori Francesca Frenquellucci, con delega alle attività economiche, e Riccardo Pozzi, con delega alla sicurezza, insieme ad alcuni titolari dei locali situati in Viale Trieste. Incontro nato a causa del dibattito venutosi a creare nelle ultime settimane per le contestazioni mosse da alcuni gestori di hotel, che con la ripresa della movida lamentano episodi sfavorevoli per i turisti ospiti delle strutture ricettive, alle quali hanno poi risposto i titolari dei locali della zona, sottolineando che per limitare assembramenti e situazioni di disturbo sono state assunte privatamente apposite figure. Il confronto serviva a trovare un giusto equilibrio tra quelle che sono diciamo, i desideri dei giovani di tornare a divertirsi, la richiesta delle attività di continuare, di riprendere a lavorare come prima del Covid, e dall'altra parte anche quello dei turisti che vengono a Pesaro o dei pesaresi che hanno o delle attività, diciamo, che non vorrebbero dover subire quelli che sono talvolta dei disagi che tante persone possono creare. Quindi in questo confronto abbiamo cercato insieme a loro di trovare una collaborazione, così come abbiamo tra l'altro condiviso anche con l'associazione di categoria nella scorsa settimana e anche in un confronto con gli albergatori qualche giorno prima, cercare di trovare un compromesso, diciamo, un equilibrio che però non è semplice. Non è semplice a Pesaro, non è semplice in nessuna parte d'Italia. In una zona del lungomare, è una zona che piace, vorrebbero vivere giustamente i turisti, così come vorrebbero vivere i tanti giovani che vivono in città. Si è richiesto un'intensificazione dei controlli in quella che sono i luoghi di per, non di per, diciamo, nelle immediate vicinanze di quelle che sono le attività. Le attività dicevano all'interno del nostro, riusciamo, no, a gestire i giovani all'interno di quelle che sono i nostri confini, però fuori avremo bisogno di una maggiore diciamo, passaggi di più attenzione su questo. Noi su questo ci concentreremo, sia con le forze che abbiamo a disposizione con la polizia locale. Interloquiremo anche con le altre forze dell'ordine, sapendo che, ripeto, è un equilibrio difficile, però sul quale cercheremo di essere presenti. Abbiamo fatto questa riunione in comune per ribadire la nostra massima disponibilità a collaborare sia con le forze dell'ordine che con l'amministrazione comunale per far sì che quest'estate vada avanti e scorra nel miglior modo possibile in sicurezza. E quindi noi già lo stiamo facendo, adottando misure di sicurezza, assumendo dei ragazzi della security che ci danno una mano in questo senso. Dalla parte dell'amministrazione comunale ci saranno una collaborazione da parte loro nel cercare di gestire i possibili assembramenti che si andranno a creare nei momenti di chiusura del locale o comunque non all'interno del nostro locale. Si tratta di collaborare fra tutti, quindi locali, amministrazione, albergatori e bagnini, perché tutti quanti ci stiamo dando da fare per lavorare, per cercare di rispettare le norme. Però ci deve essere collaborazione da parte di tutte le parti in causa. La situazione è quella che è, siamo comunque in un momento di riapertura dove diciamo, tutti hanno un po' bisogno di rivivere la propria vita sociale. Non è facile ovviamente prevedere quello che può succedere, però chiaramente nell'attesa che possano riaprire anche tutte quelle attività che garantivano un servizio. Nella seconda serata, in quella che è considerata la seconda serata, cercheremo di fare il possibile per collaborare, sicuramente sì, un sostegno da parte delle forze dell'ordine in strada è necessario, perché più là di un certo punto né noi né il nostro servizio privato può intervenire.